Oh mio Dio, che sabato incredibile, che weekend incredibile. Adesso vi dico, da Bivol a Oliveira a Ferguson, adesso vi dico. Oi a tutti che rifai Termoitai, sono le 7 e 11 minuti. Proprio qualche secondo fa è finito l'ultimo match di questo weekend incredibile per quanto riguarda gli sport da combattimento, che non mi ha fatto dormire. Volevo dormire, ho detto vabbè, stavolta me la prendo con calma, invece no, perché è successo di tutto. Ma prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete like qua sotto e voglio sapere il vostro commento su ogni match che andrò ad analizzare oggi. Sarà un'analisi molto veloce, in 3 minuti vi dirò tutto ciò che è successo. Partiamo dal primo match, Canelo contro Bivol. Ok, lo ammetto, forse sono stato accecato dalla mia adorazione su Canelo. Forse ho sottovalutato Bivol, ma Bivol ha tirato fuori un match che penso se lo sognerà per il resto dei suoi giorni. Un match praticamente perfetto. Ha tirato fuori una tattica incredibile per annientare completamente Canelo, il quale non è riuscito quasi ad imporsi nessun round. Forse ha vinto 2 o 3 round, il resto tutto Bivol. Una tattica molto chiusa, mandava a vuoto i colpi potenti di Canelo e non gli dava mai la distanza giusta per poter imprimere tutta la potenza che poteva imprimere Canelo nei suoi colpi, che sappiamo bene facevano male. Bivol ha studiato una tattica ad hoc per Canelo, perfetta per il suo stile. Molto pressante, il jab entrava e non dava mai la distanza giusta a Canelo per poter colpire. Incredibile, ho sbagliato nel pronostico, lo ammetto. Bivol ha dimostrato sopra quel ring, ed è il bello di questo sport, che tutto può succedere. Un match dove si è visto un Canelo veramente in difficoltà negli ultimi round, abbastanza goffo anche nei movimenti, un Canelo in queste condizioni non si vedeva da una vita. Grandissimo Bivol, match da paura per Bivol, che ripeto ha avuto una tattica perfetta. Un match veramente incredibile. Ma passiamo poi alla UFC. Partiamo subito col match di Tony Ferguson, che sembrava partire col piede giusto, ma poi un calcio interno di Chandler lo prende perfettamente sul mento e boom, spento. Quando l'ho visto ho detto, ma che cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo oggi? Incredibile, era partito bene Tony Ferguson, era partito bene all'inizio del primo round, ma già Chandler si capiva che riusciva a tenere testa a un Ferguson anche abbastanza aggressivo. E nel secondo round, con questo colpo sopraffino così d'esterno, pam, qua sul mento, ha portato a casa il match. E poi passiamo a Gaethje contro Oliveira. Sono partiti a bomba, si sapeva che entrambi avevano questa voglia di dimostrare di essere il vero campione, entrambi avevano voglia di portarsi a casa, di stravincere il match, non di vincere, di stravincerlo. Sono partiti a manetta e sembrava che il match si stesse dirigendo verso Gaethje, perché è riuscito a far entrare un po' di colpi veramente duri su Oliveira, il quale cade per terra 2 volte e cerca la posizione a terra. E tutti fino a questo momento abbiamo pensato, ok, Gaethje ha le mani pesanti, mo lo tira giù, mo lo tira giù. Invece no, Oliveira dal Bronx risale, tira fuori l'asso della manica, lo porta giù e lo finalizza. Incredibile ragazzi, incredibile, è stato un weekend da paura. Scrivetemi qual è stato il vostro match preferito qua sotto, i vostri commenti, e non scrivetemi te l'avevo detto di Canelo, bla bla bla. Succede ragazzi, succede, ma il bello di questo sport è che può succedere di tutto, anche i più forti, i king pound for pound possono essere battuti da delle tattiche perfette.